La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Vorrei essere libero, libero come un uomo. Carissimi amici napoletani e non, pensionati e pensionate, siamo a pochi giorni dalla chiusura della campagna elettorale. Ci avviamo al 26 di maggio, che è la data fatidica dalla quale tutti si aspettano delle novità. E quello che sta accadendo in Italia è tutto in funzione della scadenza del 26 di maggio. Nella trasmissione ultima che ci ha visti insieme abbiamo parlato di una partita, quella del 26 di maggio, una partita elettorale che vede protagonisti due partiti che oggi reggono il governo. È così, è così. Dietro l'angolo però c'è anche il PD, quindi Lega che sta al governo, 5 Stelle che stanno al governo, il PD che è dietro l'angolo. Dopodiché ci sono gli altri partiti che vengono valutati al di sotto del 10%. Ora è doveroso da parte nostra, visto che svolgiamo un'attività di tipo politico e che abbiamo questo colloquio quotidiano con voi altri, che ci ascoltate, ci seguite, ma ci seguite anche su Facebook, ci seguite anche su YouTube. L'appuntamento, ve lo voglio ricordare, del venerdì. Noi nel pomeriggio alle ore 17, ecco, anzi nel periodo estivo, diciamo che dovrebbe essere iniziato, ecco, partiamo con la trasmissione con la diretta Facebook alle 18 del pomeriggio, e in questa diretta Facebook percorriamo un poco le notizie che ci riguardano da vicino. Commentiamo un poco quella che è la vita che si è svolta nella settimana, e stiamo avendo grandi ascolti e partecipazione da parte di coloro i quali hanno trovato interessante l'incontro settimanale con il popolo di Facebook. Ora, cari amici, che cosa vogliamo dire noi che con la questione della partita elettorale del 26 maggio? Dovrà determinare questo appuntamento la conferma o meno dei risultati elettorali del 4 di marzo dell'anno passato, dove le due forze politiche che hanno fatto il patto di governo hanno avuto dei risultati, l'una, i 5 Stelle, al di sopra del 30%, la Lega il 17%. Adesso, alla luce di quella che è stata l'opera di governo fin qui svolta, si è verificata una crescita esponenziale della Lega di Salvini, che è finita nei sondaggi ad oltre il 30%, mentre il Movimento 5 Stelle sembra essere sceso al di sotto della soglia del 30%. La partita si gioca qui. Anche se noi, da parte nostra, visto i comportamenti, viste le cose che hanno fatto, visto tutto quello che si sta verificando in Italia, poi parleremo dell'ultimo episodio
increscioso. Per noi questo governo dovrebbe andare a casa e ci dovrebbe essere il coraggio da parte di qualcuno, di uno dei due, delle due componenti, di staccare la spina. E siccome maggiore arroganza noi altri vediamo nel Movimento 5 Stelle, arroganza ingiustificata, noi riteniamo che il coraggio e la forza e la, se volete, la consapevolezza di servire l'Italia come si deve dovrebbe essere, dovrebbe venire dalla Lega di Salvini, dovrebbe staccare la spina. Ma questo attiene alle loro volontà, attiene alle loro capacità. Noi, più che commentare in questi termini, non ce la sentiamo di fare. E quindi rimaniamo in fervente attesa di quel, di quanto si verificherà. Un breve accenno voglio fare ancora sulla questione napoletana. In attesa di vedere realizzate le cose che abbiamo espresso nelle ultime due trasmissioni, dove abbiamo detto che Napoli ha bisogno di investimenti, Napoli ha bisogno di occupazione, Napoli ha bisogno non di beneficenza, ha bisogno di cose sue, ha bisogno di debellare la camorra, e ci vuole l'unità di tutte le forze che si muovono sul territorio a livello istituzionale perché ciò possa avvenire. Però poi c'è un intervento che è specifico del governo in carica, il quale governo in carica non può astenersi dal decidere gli investimenti giusti per dare il lavoro a Napoli che serve per staccare dalle maglie della criminalità organizzata il grande numero di giovani e meno giovani che fanno parte delle loro strutture. Se non ci sarà questo intervento statale, se non ci sarà la sinergia che deve essere visibile fra tutte le istituzioni che si muovono territorialmente, parlo di quelle amministrative, comune, provincia, regione, parlo delle forze armate, esercito, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, vigili urbani. Non si va da nessuna parte se non si sta insieme e si organizza e si porta avanti la dura battaglia contro la criminalità organizzata, mettendo a frutto gli investimenti governativi. Allora è inutile che noi estemporaneamente vediamo e assistiamo e leggiamo che il Comune di Napoli, per esempio, la settimana scorsa ha finalmente fatto la delibera di regolamentazione degli spazi che a pagamento vengono fruiti dagli esercizi pubblici napoletani. Fino a questo momento si andava avanti con delle proroghe. Ora è stata fatta una delibera che dovrebbe assegnare gli spazi in maniera definitiva, secondo le esigenze. Ovviamente si pagano gli spazi e si pagano anche in maniera gravosa, va bene? E ovviamente bisogna garantirli. Per fare questo, anche qui è necessario l'ordine e la capacità di garantirli, l'organizzazione. Ma questa è ben poca cosa. Cosa volete che risolva per Napoli questa delibera? Napoli ha bisogno di tant'altro. Napoli ha bisogno di quello che abbiamo detto noi,
Bagnoli, Scampia, Pozzuoli e tutte le aree che hanno progetti che dovevano essere concretizzati da opere, languono, sono penosi. Ma andate a guardare le stazioni, guardate veramente, fa venire i brividi, le stazioni della linea veloce che ancora non è completata e che riguarda l'unificazione, cioè il percorso fuorigrotta Piazza del Municipio, le stazioni in che maniera sono ridotte. E andate a vedere le stazioni della Circumfreglea, cioè la Cumana che porta all'Icola. Andatele a vedere, partendo dalle stazioni del Rione Traiano e così via. Guardate una cosa, ma se lo Stato intervenisse, se la Regione insieme al Comune, alla Provincia e così via si mettessero insieme e creassero le condizioni per erogare fondi ad aziende che in grado di operare per davvero, noi avremmo veramente un fiorire di attività che metterebbero in seria crisi il controllo da parte della malavita su quanto avviene in città e nell'Interland napoletano. Ma questo non si verifica. E io voglio chiudere la trasmissione di oggi con una nota che riguarda il comportamento della Chiesa nell'ambito dello Stato italiano. Quando episodi del genere, di quelli che si sono verificati di recente, hanno riguardato altri governi, c'è stata un'immediata reazione e si è gridato ad ingerenze non accettabili nelle faccende interne dello Stato. Oggi si è pubblicizzato su tutte le televisioni di Stato e su tutta la stampa nazionale e non solo, un'azione svolta dal Vaticano attraverso un delegato del Sommo Pontefice, il quale, e qui a Napoli io posso parlare a ragion veduta, va bene? Il quale ha autorizzato ed è andato di persona, è un cardinale, badate bene, l'elemosiniere dello Stato Vaticano, in un palazzo occupato abusivamente da centinaia di famiglie, era stato accumulato un debito di oltre 300.000 euro di corrente elettrica. L'ACEA, che è l'azienda che gestisce l'energia elettrica nella capitale, a Roma, aveva staccata la corrente, va bene? Scusatemi, aveva staccato la corrente e quindi praticamente erano al buio, vivevano così gli occupanti. Qualcuno si è mosso e ha detto che i bambini non potevano stare all'oscuro, che tutto quello che si verificava dentro a questo palazzo andava rispettato, e la voce è finita in Vaticano. Il Vaticano si è mosso, il cardinale è andato nel palazzo, è sceso nei sottoscala dove
ci sono i contatori sigillati e moto proprio ha tolto i sigilli dai contatori e ha ridato la luce al palazzo. Che cosa dobbiamo commentare? Nessuno si è inalberato, solo il capo del Viminale, il ministro Salvini, ha ritenuto di osservare qualcosa nel merito e ha detto: ebbene, ora lo Stato del Vaticano paghi anche gli arretrati che sono dovuti alla CEA. Ma noi ci poniamo un altro problema. Pensate un poco se anziché essere il cardinale fosse stato uno qualsiasi di noi a staccare i sigilli dai contatori, immediatamente sarebbe stato arrestato. Perché è un atto irregolare, è un atto contro legge. Devo aggiungere qualcosa? Io non aggiungo niente, una sola cosa voglio aggiungere. Io sono un cattolico educato all'osservanza delle regole della Chiesa. Nella mia vita, e sono 75 anni, non mi è mai capitato di dover leggere o assistere ad episodi del genere. E voglio anche dire un'altra cosa: se tutto questo in Italia è possibile e si è reso possibile, noi lo dobbiamo, e qui mi meraviglio che nessuno l'abbia detto e nessuno abbia messo il dito su questa piaga giunta a questo punto, lasciatemela definire tale. Chi ha fatto i patti lateranensi in Italia? Chi li ha fatti? Chi ha consentito che anche la Costituzione italiana avesse al suo interno pari pari l'accordo che è stato raggiunto nel 1929 tra Stato italiano e Stato fascista, cioè quello retto da Benito Mussolini? Mi fermo qui. Mi vogliono definire fascista? Io sono un osservatore, uno che gli piace, ecco, guardare a queste cose e che vorrebbe che le cose andassero diversamente. Mi dispiace per il cardinale, è stato un atto illegale. Buona serata, grazie per l'ascolto. Super pensioni, terre che più. Ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, terre che più. Evasori legalizzati.